Ottava giornata nel girone F della Serie D. Fiuggi Giulianova 6-0, Avezzano Vastese 1-1, Chieti Recanatese 1-2, Campobasso Montegiorgio 0-1, Jesina Matelica 1-2, San Nicolò Notaresco Porto Sant'Elpidio 3-2, San Giustese Cattolica San Marino 2-2, Tolentino Pineto 1-2, Vasto Girardi Olimpia Agnonese 1-2. In classifica Paiate, San Nicolò Notaresco e Recanatese a 21 punti, Pineto e Montegiorgio a 14, Vasto Girardi e Porto Sant'Elpidio 13 punti, Matelica e Olimpia Agnonese 12, Vastese 11, Chieti 10 punti, San Giustese e Giulianova a 9 punti, Campobasso e Avezzano e Fiuggi ad 8, Tolentino 7, chiudono San Marino Cattolica 3 punti, Jesina 2. Settima giornata in eccellenza, Acli e Campo di Pietra, Comprensorio Vairano 1-3, Allife Boiano 1-4, Baranello Sesto Campano 1-3, Campobasso 1919, Pietra Monte Corvino 0-2, Venafro Guglionesi 1-0, Aurora Alto Casertano Gambatesa 7-3, Termoli Isernia 2-2, Rocca Sicura Treppini Matese 1-4. La classifica in testa al Treppini Matese 21 punti, Comprensorio Vairano 19, Venafro 18, Sesto Campano e Rocca Sicura 13 punti, Acli e Campo di Pietra 12, Isernia 11, Real Guglionesi, Termoli e Baranello a 10 punti, Aurora Alto Casertano 9, Pietramonte Corvino 7, Gambatesa 6, Boiano 4, ancora a 0 punti, Campobasso 1919 e Allife. Promozione Carovilli, Calena 7-0, Ripalimosani Cliternina 1-1, Ala Fidelis, San Pietro in Valle 0-1, Aurora Ururi, Termoli 2016 2-0, Campomarino Biccari 1-1, Maronea Torre Maggiore 1-2, Fortore Donchis Agnone 5-0, Spinete Castel di Sangro 3-2 e Volturnia Trivento 3-0. La classifica Carovilli in testa a 15 punti, Aurora Ururi e Maronea 14, Ala Fidelis 13, Ripalimosani e Torre Maggiore a 12 punti, Volturnia e Castel di Sangro e Termoli 2016 ad 11, Trivento e Cliternina 10 punti, Campomarino e Don Chessagnone ad 8, San Pietro in Valle e Spinete 7 punti, Calena 6, chiudono Polisportiva Fortore 5 punti, Biccari 2. Tra poco ci apprestiamo a seguire l'incontro valore per l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone F tra i locali dell'Atletico Terme Fiuggi e il Real Giulianova. La spizza bene Forgione, la mette giù bene Basilico, poi prova l'1-2 con Magri, non si concretizza ma la palla è ancora per lui, ha vinto un rimpallo Basilico e prova a lanciare il compagno in area, buona opportunità per il Fiuggi. Una palla verso Papaserio, sbagliato però Forgione perché poteva andare alla conclusione, ha cercato l'assist per il compagno e è riuscita la difesa del Real Giulianova a intervenire, ma questa è una buona occasione per la squadra di casa. Infatti la battuta è dall'altra parte a cercare un compagno che la mette giù bene, tratta di Macri, poi l'1-2 con D'Andrea, ancora! Ottima azione del Fiuggi che la sblocca con Macri dopo un 1-2 veramente molto ben congeniato con D'Andrea che gli ha ridato una grande palla e Macri ha battuto Di Piero. Forse il Fiuggi viene fuori con una bella palla verso Papaserio, si sovrappone Zaccone però Papaserio va centralmente verso Basilico che va a cercare, bella palla da parte del numero 8 Forgione verso D'Andrea che viene steso da Moi e ci dovrebbe essere rigore, tra l'altro Moi era già ammonito e quindi è chiaro che adesso il Giulianova è in 10. Adesso il fischio va D'Andrea sul dischetto che spiazza nettamente Di Piero e raddoppia, 2-0 per i Fiuggi, il gol è di D'Andrea sul calcio di rigore al minuto 27
ancora a centrocampo, ma recupera bene Papaserio, poi Forgione, poi ancora lo stesso numero 8 che va a cercare dall'altra parte Basilico, rientra e va al tiro Basilico e sorprende nettamente Di Piero, si porta la palla sul sinistro e va a segnare il terzo gol per il Fiuggi al minuto 33. Sono tre, tanta roba oggi per il Fiuggi. Retropassaggio verso il numero 7 Di Paolo, ancora lui in possesso di palla, servito Gueye, la battuta a cercare De Amutene che la mette giù, poi sbaglia il controllo e la ruba Papaserio. D'Andrea, una buona opportunità, va al tiro D'Andrea e non ci pensa su due volte il numero 9, e dal limite dell'area lascia partire un tiro che non lascia scampo a Di Piero. 4-0 Fiuggi, minuto 47, ma il gioco è ripreso però. Manfrellotti fermato dal numero 15 che sbaglia l'intervento, Magri, poi c'è un intervento falloso del numero 6 di Amutene che lo stende ed è anche lui, va sul taccuino dell'arbitro, torna indietro, adesso ci sarà il fischio del signor Tomasi e Macri andrà all'esecuzione del calcio piazzato, ma non è Macri che tira, c'è la finta di Macri e poi la botta di Manfrellotti che va a mettere questa palla proprio all'incrocio dei pali, portando a 5 le marcature del Fiuggi. È entrato in campo il numero 16 Sevieri. Per i Fiuggi quindi in campo Sevieri, ancora un'opportunità per la squadra dei Fiuggi con Manfrellotti che è lanciato in area e trova la doppietta personale. Gol quindi del 6-0 di Manfrellotti al trentesimo. Il solito maestoso colpo d'occhio offerto dai tifosi neroverdi serve tutto il loro appoggio, tutto il sostegno per provare a rallentare la marcia della Recanatese capolista al pari del Notaresco. È un avvio fulminante quello del Chieti, padrone del campo, già in vantaggio sullo spiovente di Matteo Milizia, sul quale si fionda Giacomo Fantauzzi ad incrociare di testa sul palo lontano il secondo gol stagionale per l'ex capistrello fuori causa Cristiano Sprecacè, prodotto del vivaio del Pescara. 1-0 per la squadra di Alessandro Grandoni, che ripropone Simone Brugaletta e Milizia dal primo minuto, fuori Baggi Galupo e lo squalificato Andrea Venneri, con Federico Mazzolli che sfiora il punto del 2-0. Insomma, atteggiamento molto propositivo per i neroverdi, ma quando la Recanatese riparte può essere letale. Manuel Pera elude il fuorigioco, si presenta tutto solo davanti a Stefano Camerlengo che lo ipnotizza due volte. Straordinario il doppio intervento dell'ex Vastese, fuori Christian Rutiens per infortunio, lo spagnolo che ha collezionato una presenza in A con il Benevento, sostituito da Marco Raparo, leopardiani che devono rinunciare alla vigilia anche ad Alex Nodari, vittima di un risentimento muscolare. Quindi Matteo Milizia che si mette in proprio e costringe in corner Cristiano Sprecacè, ma occhio sulla destra, Davide Borrelli, il pallone dentro non perfetto nella circostanza, Camerlengo che poi si riscatta su Goretta e Lombardi, ma non può nulla su Simone Dodi, pareggio recanatese e squadre negli spogliatoi sull'1-1. E ripresa che si apre sulla falsa riga degli ultimi minuti di prima frazione con il palo scheggiato da Simone Dodi che si accentra e si porta il pallone sul destro, ma sono i prodromi tuttavia del vantaggio sul corner di Borrelli, sul quale si fionda Dani Ficola per il gol dell'1-2. Ammonito Traini, era diffidato il centravanti riminese, salterà il Giulianova. Cambia Grandoni, dentro Bruni e Catalli, fuori Bruschi e Vittiglio, Chieti chiaramente a trazione offensiva nel secondo tempo, espulso per proteste dalla panchina Christian Rutiens, ma di qui è un monologo marchigiano, serve uno strepitoso Camerlengo, due volte supera in ripartenza. Nel secondo frangente il classe 84 servito da Marco Raparo, in seguito sempre Manuel Pera che deve avere un conto in sospeso con l'estremo difensore nero verde.
verde fermato solo dalla traversa e dalla bandierina dell'assistente di Giorgio Vergaro. Espulso nel finale Daniele Ricci che sbraccia su Lombardi, finisce qui. Chieti che nella trasferta di Giulianova dovrà rinunciare oltre a Ricci anche a Traini e a Venneri, che sconterà il secondo turno di squalifica. A Pineto la Recanatese vince 2-1. Nuovo passo falso del Tolentino, che purtroppo inciampa nella seconda sconfitta consecutiva interna nell'arco di 8 giorni. Quest'oggi a passare al della vittoria è toccato alla formazione abruzzese del Pineto, 2-1 per gli ospiti che hanno saputo reagire nonostante lo svantaggio iniziale e così consolidano il buon piazzamento in classifica, allungando a 2 turni la fase positiva con 6 punti conquistati nel corso degli ultimi 180 minuti disputati. Assenti per squalifica di Domenico Antoni e Capitano Ruggeri, mister Mosconi conferma titolare in porta ancora una volta l'under Bucosse, mentre a centrocampo dal primo minuto viene schierato Severoni. In avanti il duo Palmieri e Minnozzi. 4-3-3 lo schieramento da parte del trainer ospite Rachini, con gli ospiti che finalizzano le poche occasioni create nel corso dell'intera partita. Prima del fischio d'inizio, esibizione dell'undicesimo reggimento dei Bersaglieri in occasione dei festeggiamenti del centenario dell'Unione Sportiva Tolentino. Dopo 5 minuti iniziali, prima l'opportunità di Tortelli con la conclusione che finisce al lato. Un minuto più tardi la risposta immediata di Amadio, che però spara fuori dallo specchio della porta. Al 18esimo, sosseguentemente ad un calcio d'angolo, tiro cross di Minnozzi con l'estremo difensore ospite che riesce a respingere con la mano di richiamo. Al 20esimo la punizione in favore dei padroni di casa, Lupo appoggia per Capezzani che invita Minnozzi che prova l'inzuccata, ma in qualche maniera l'estremo difensore ospite riesce a deviare. Al 25esimo la prima conclusione ospite, dopo un tocco di mano del difensore Bonacchi, Pippi manda all'altro. Al 43esimo ancora il Tolentino che crea ma non riesce a capitalizzare, punizione di Capezzani per Minnozzi il cui tapin finisce sopra il montante. Nella ripresa al 6° Minnozzi per Panieri, quest'ultimo viene fermato in maniera irregolare poco fuori dall'area di rigore, si prende l'onere della battuta Minnozzi, trova la giusta direzione per il pallone con la sfera che si insacca alla sinistra dell'estremo difensore locale. Al 13esimo la risposta di Bucosse sul neo entrato Alessandro, che è bravo a sgusciare dentro l'area di rigore del Tolentino ma non trova la conclusione vincente. Al 19esimo però è Sarizzo che propizia il pari per la formazione ospite, prima una respinta della difesa cremisi, poi il neo entrato trova l'angolino giusto e riesce a pareggiare. 38esimo ancora una ingenuità della difesa cremisi, recupero palla dell'appena entrato Biancardi che trova l'angolino giusto per il vantaggio ospite. Prova a reagire la squadra di casa senza costrutto. Si chiude con la vittoria ospite, con i tifosi cremisi che rimangono a bocca asciutta. Sulle 8 gare disputate fino ad ora, 5 disputate al della vittoria, con 3 pareggi e 2 sconfitte per la formazione di Mosconi. Tutto esaurito sulle gradinate delle Civitelle per il primo derby dell'Alto Molise nell'interregionale tra il Vasto Girardi in completo giallo e l'Agnonese con la consueta blusa granata. Squadre all'uscita dagli spogliatoi accompagnate dai ragazzi delle scuole calcio. A dirigere il fischietto Stefano Milone della sezione calabrese di Taurianova. Formazioni entrambe in salute, partenza sprint per il Vasto Girardi in questo torneo a 13 punti, 4 in meno per l'Olimpia, ma è netta ripresa per gioco e morale. Conè al terzo dinanzi a Caparro ha la possibilità della prima spallata, il portiere giallo-azzurro si salva dalla conclusione ravvicinata. All'8° incursione di Varsi per linee centrali, stoppato al momento del tapin dinanzi a Mejri. Le squadre galleggiano a metà campo, la partita è molto maschia ma corretta. Improvvisamente la contesa si accende al 21esimo, Viskovic raccoglie palla sulla tre quarti, semina l'intera difesa avversaria e infilza Caparro sul palo più lontano. Risposta di Fazio, un giro di lancette dopo, Mejeri è costretto a rifugiarsi in angolo sulla sassata del centrocampista ex Isernia. Nicolao per i Granata è una furia ma non trova l'assistenza di nessun compagno d'attacco, la palla si spegne sul lato opposto.
Meceri salva il risultato alla mezz'ora. Corner di Fazio, l'elevazione di Nespoli non trova opposizione, ma il portiere Granata è strepitoso. Sempre dalle pennellate di Fazio, i ragazzi di Farina portano le maggiori minacce. Meceri cala la saracinesca e Vasto Girardi spinge fino al termine dei primi 45 minuti. L'estremo agnonese Meceri ancora protagonista e ferma in angolo Varsi, lanciato a rete. Al rientro negli spogliatoi decide Viskovic. Dopo il tè, Farina butta nell'arena l'ex di Lullo per De Feo, Coia per Lepore e Daguanno per Varsi. L'agnonese raddoppia al dodicesimo direttamente con Barbato su punizione. Non è d'accordo l'assistente per posizioni influente di Conè dinanzi a Caparro. L'Olimpia è però più sciolta. Minacori si accentra e scarica pallettoni sul destro angolato. Caparro si supera. Fallo di Frabotta che frana al quarto d'ora sul Chiere. Mateng spalle alla porta. Dal dischetto lo stesso centravanti di colore rimette le cose a posto e 1-1. Esplode la gioia dei tifosi vastesi. Le emozioni si susseguono. A metà ripresa ci pensa di nuovo Viskovic, che si fionda su una respinta corta e indovina l'angolo dove Caparro può appena sfiorare. L'Olimpia rimette la testa avanti 2-1 grazie alla seconda perla del mediano argentino. Ripartenza agnonese. Acosta forse commette fallo su Ruggeri, ma Caparro gli sbarra la strada del gol all'interno dei 16 metri. Proteste di tutta la panchina del Vasto Girardi all'indirizzo della terna arbitrale. Finale intenso. Farina sposta Ruggeri sul fronte d'attacco alla ricerca del pareggio. Granata ripiegano all'indietro. La mossa della disperazione non darà però i frutti sperati. Nei 5 minuti di recupero non succederà più nulla. Scrosciano gli applausi per i Granata alla terza vittoria consecutiva. L'onore delle armi al Vasto Girardi, che capitola per la prima volta con Francesco Farina allenatore dopo oltre un anno. Un punto ciascuno e vissero tutti felici e scontenti. L'Avezzano perché cercava il successo pieno per inaugurare al meglio la nuova era targata Liguori e la Vastese per non aver saputo sfruttare il calo fisico dei marsicani nel corso del secondo tempo. Ma alla fine, come sentirete nelle interviste dei due tecnici, il pareggio è stato accettato di buon grado sia da Liguori che da Amelia. Un tempo ciascuno quindi con l'Avezzano che per tutti i primi 45 di gioco ha messo alla frusta un avversario che comunque può fare affidamento su un organico di ottimo livello. Poi nella ripresa i biancoverdi hanno pagato il grande dispendio energetico della prima frazione e hanno rischiato di rimanere a bocca asciutta. La prima sorpresa arriva alla lettura delle formazioni, con Franchi relegato inizialmente in panchina, ma chi va in campo dimostra di meritarlo e al sesto arriva il vantaggio. L'azione nasce da un calcio di punizione di Traditi, traiettoria lunga per la testa dell'avanzato Brunetti, che offre a Gaeta un pallone che la punta addomestica e spedisce alle spalle di Di Rienzo. La Vastese accusa e dopo 3 minuti c'è un'altra occasione per l'Avezzano che parte in contropiede. La palla arriva dalle parti di Gaeta che però perde l'attimo favorevole e un difensore libera. 14esimo, azione insistita di Diop sulla destra e cross basso che Gaeta gira verso la porta, ma la sfera si perde a lato a fil di palo. Per gli ospiti l'unica palla degna di nota, si fa per dire, è questo cross basso dalla linea di fondo che Fanti blocca sicuro. Al 28esimo un traversone teso di Kras per poco non sorprende tutti, Di Rienzo compreso. E per chiudere i primi 45 vi mostriamo questo lungo rilancio di Brunetti che mette in chiara difficoltà Di Rienzo, che forse non si aspettava una traiettoria del genere. In tribuna ci si domanda se l'Avezzano sarà in grado di reggere questi ritmi e bastano pochi minuti per capire che cosa succederà nella ripresa, perché dopo questo pallone che sfila via sul fondo sotto lo sguardo preoccupato di Di Rienzo, al nono i biancorossi pareggiano. Dos Santos, oggi controllato a dovere dai difensori di casa, rimette con le mani un pallone sul quale Magri salta a vuoto, favorendo il controllo di Palumbo, che non ha difficoltà a trafiggere l'incolpevole Fanti. Al 21esimo è pericoloso Dos Santos, che di testa manda la palla a colpire la traversa su un cross partito dalla destra. 31esimo, angolo per l'Avezzano, testa di Brunetti e Traditi, manca la deviazione vincente a pochi centimetri dal palo. 2 minuti dopo, ancora Dos Santos va in gol su una iniziativa di Stivaletta, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. 39esimo, Esposito ruba palla e crossa per Dos Santos, che a un passo dalla rete alza però sopra la traversa.
Un raso terra di Gaeta dalla tre quarti al quarantesimo con la sfera che si perde al lato di un palmo. E in chiusura una bella iniziativa del giovanissimo Cavuoti che in aria salta un paio di avversari e manda la palla a colpire la traversa. Inutili anche i 4 minuti di recupero. Avezzano e Vastese si chiude sull'1-1. E la sfida fra la regina e la principessa, il notaresco delle 6 vittorie Filopp e Top in graduatoria e la matricola rivelazione fermana di Eddie Mengo. Trascorrono 8 minuti dal pronti via, il primo tiro in porta di Sansovini, facile preda di Giacchetta, mentre un minuto dopo sull'altro fronte il tentativo di Maio è alto, ma per Marco Sansovini è la prova del gol che arriva al 12° con un fendente di rara precisione e potenza sul quale nulla può Giacchetta. 1-0. Il Porto Sant'Elpidio, subito il vantaggio, prova a reagire tra il 23° e il 25°, allorché prima Montserrat colpisce ma è in offside e poco dopo è il legno traverso a salvare Ginestra dall'insidia Cucù ed ancora dopo è Maio a pizzicare ancora la traversa, poco dopo la segnalazione di chiaro fuorigioco del direttore di gara Julio Milan Silvera. Locali che si riaffacciano sul filiere di tempo con Romano, il cui destro a tu per tu con Giacchetta gli viene chiuso, mentre la corrente Sansovini, poco coordinato, manda alta la respinta. Ad inizio ripresa solo 5 minuti per il Porto Sant'Elpidio con Ruzier che praticamente rende inutile l'estensione di Ginestra, trova il pari con un sinistro chirurgico. Il gol subito scuote la capolista ma galvanizza anche i marchigiani e la gara praticamente diventa incandescente. Al 17° cancelle in area, Giacchetta rovina su di lui, inevitabile decisione dell'arbitro che decreta il penalty e che Sansovini realizza in maniera impeccabile. 2-1, la reazione dei biancazzurri ospite tutta sui piedi della rivelazione Maio che si infila tra le maglie rosso-blu e il suo sinistro non dà scampo a Ginestra. 2-2. Al 28° c'è una prova di forza dei locali che vanno di nuovo vicini al vantaggio con Sansovini sul quale chiude Giacchetta e sulla respinta Pomante rovescia di spettacolo ma trova il legno pieno. I rossoblù serrano i denti, ringhiano fumo e cingono d'assedio i marchigiani. Il gol è nell'aria al 34° il cross di Frulla, testa di Salvatori, miracolo di Giacchetta, maldestro Cucù che butta la palla nella propria rete e quel che conta è che la palla sia entrata dentro. 3-2 di qui alla fine, ancora Campi tenta la fuga con tanta foga ma nulla di più, la settima sinfonia del San Nicolò Notaresco è servita. L'ottava giornata di Serie D, che vede i padroni di casa del Campobasso affrontare il Monte Giorgio, comincia nell'assordante silenzio della curva rossoblu, un clima di protesta dovuto al deludente inizio di stagione della squadra. I molisani hanno la necessità di uscire dal pantano delle ultime posizioni in classifica, ma il Monte Giorgio, con la sua ottima media punti fuori casa, è un avversario ostico. Pochi minuti dall'inizio ed è il campo a confermare che non si tratta di una sfida semplice. Il primo guizzo dei marchigiani favorisce una discesa di Mariani che, a tu per tu con Natale, lo costringe al salvataggio, prima che l'arbitro possa chiamare il fuorigioco. Appena il tempo di realizzare la difficoltà della partita che Mariani, ancora lui, prova un tiro al veleno da fuori con la palla che rimbalza davanti gli occhi di Natale, che ci mette del suo per favorire il vantaggio del Monte Giorgio. Dopo il gol subito, i lupi provano a spingere e lo fanno con una gran rovesciata di bontà, con Giampaolo che prova ad approfittare al volo, ma Marco Relli non si fa trovare impreparato. Nella ripresa, i cori dei tifosi sono solo per la città, con una squadra che rientra in campo senza aver convinto e con l'arduo compito di dover recuperare il parziale. A tentare di rialzare le sorti del Campobasso è una progressione del nuovo entrato Giambè, che prova ad appoggiare in aria rasoterra, il suo assist in contrabontà che conclude, ma la difesa devia in corner. La partita non decolla ed entrambe le squadre fanno fatica a costruire. Il Monte Giorgio imposta una discreta fase difensiva senza tuttavia brillare in attacco. Il Campobasso, chiamato all'impresa, costruisce male e conclude poco. Il malcontento dello stadio si fa sempre più assordante e al triplice fischio dell'arbitro la disfatta si trasforma in una bolgia di contestazioni.
La Sangiustese non bisse il successo di Matelica facendosi bloccare a domicilio 2-2 dal Cattolica San Marino, relegato negli ultimi posti della classifica. Due volte in vantaggio e con un rigore fallito, ma mai capace di chiudere la partita, adagiandosi su una gestione della gara molto sterile. Questa è in sintesi la gara della Sangiustese, a cui mancata brillantezza, precisione nelle giocate e anche ritmo di gara. Merito anche di un Cattolica San Marino arrivato a giocarsi la partita non solo di contenimento, ma anzi propositiva e con buona personalità. Rimane però per la Sangiustese il rammarico per l'occasione persa per poter dare un nuovo scossone alla classifica. Si gioca davvero per pochi intimi al Polisportivo di Civitanova, con una rappresentanza anche da Cattolica. Sangiustese in maglia bianca con il neoacquisto Bambozzi inizialmente in panchina. Inizia subito calcio di rigore per i locali. Al terzo Romano viene abbattuto in area da Somme. Penalty che Mengoni si fa parare dall'ottimo riflesso di Benedettini, che si allunga sulla sua sinistra. Vantaggio rimandato solo di pochi minuti. All'undicesimo Prezzotti è bravo a tenere vivo il pallone e crossare. Di testa in area Romano fa 1-0. Pochi secondi ed il Cattolica sempre all'undicesimo alla palla del pari, ma Fabri sciupa calciando alto. Il Cattolica alza il baricentro e la Sangiustese si chiude nella propria metà campo. 29esimo, ci prova dalla distanza Battistini, ma Chiodini vigila con attenzione. Sangiustese al 35esimo, fuori Mengoni, rilevato a Presmans. Gara che si spegne con il passare dei minuti, con la Sangiustese che si limita solo alla gestione con possesso palla. E dal 41esimo il Cattolica pareggia, traversone di Merlonghi arretrato per Fabri, che indovina l'angolino alla destra di Chiodini per l'1-1, con il quale si chiude il primo tempo. Ripresa senza cambi, la Sangiustese prova a cambiare ritmo alla ricerca del nuovo vantaggio, il Cattolica però pressa alto e non concede giocate facili. Ed allora ci vuole un episodio su palla inattiva per sbloccare il punteggio ed arriva al 17esimo. Calcio d'angolo e Patrizzi stacca bene di testa in area per il 2-1 Sangiustese. La partita regala poche emozioni con gli allenatori che procedono con le sostituzioni. Ci prova il Cattolica in attacco, con la Sangiustese però troppo schiacciata dietro, e dal 35esimo arriva il pari ospite. Chiodini smanaccia su Merlonghi, poi però palla per Zom che castiga il numero 1 locale per la rete del definitivo 2-2. Locali che accusano il colpo, con il Cattolica più brillante che crede addirittura nell'impresa. Dopo 5 minuti di recupero finisce 2-2, pari che obbliga la formazione dei sinigagliesi a rimandare di nuovo l'appuntamento con la vittoria al Polisportivo di Civitanova Marche. Il derby del Verdicchio fra le deluse va al Matelica, che passa al Carotti per 3-1, un successo anche troppo sofferto per gli uomini di Colavitto, che dominano il primo tempo ma sbandano paurosamente ad inizio ripresa, fino quasi a rischiare di incassare il pareggio da parte dei Leoncelli, ai quali non basta il cuore, arriva la quarta sconfitta di fila e si conferma l'ultimo posto in classifica. Partenza arrembante del Matelica, dopo 2 minuti Di Renzo sprinta a sinistra e cerca la porta, palla alta. Gli uomini di Colavitto insistono e al quarto si accende la mischia in area, ma Setti e Severini mancano il tempo per battere a rete. La Jesina si vede al 13esimo, palla vagante in area dopo che sul cross di Barchesi Nacciarriti non trova la sfera. Cruz Pereira gira in porta ma trova il corpo di Busi e la deviazione in corner. L'1-2 del Matelica che stende la Jesina arriva nel cuore del primo tempo. Al 18esimo Valenti punta a Moricoli e entra in area da destra. Gioiello a girare sull'altro palo ed è 0-1. È una perla pure quella che splende per il raddoppio, l'ex di giornata. Lorenzo Bordo alza la testa, prende la mira e da 40 metri mette la palla sotto l'incrocio con una fiondata che sorprende il vecchio compagno Anconetani al 26esimo, 0-2. Matelica in controllo per il resto del tempo, Jesina volenterosa ma poca cosa. I Leoncelli ci provano lo scadere, testa di Ballardini su cross di Gennaro e fra i pali Urbieti sblocca. Si ricomincia, la Jesina a sorpresa riapre la partita. Barchesi si insinua in aria e viene messo giù da Busi, è calcio di rigore che Cruz Pereira sfrutta con una botta sotto il montante, 2-1 dopo 7 minuti. Ancora Jesina al 56esimo, difesa ospite in bambola, collaborano Ciurlanti e Barchesi. Il primo va giù fra le proteste, il secondo cerca la porta, palla alta. Il Matelica sbanda e si rivede a metà tempo. Punizione di croce, palla che si stampa sulla traversa graziando Anconetani. Di là Jesina ad un passo dal 2-2 alla mezz'ora, ma Urbietis fa il miracolo da distanza ravvicinatissima su Enrico, al tapin sul servizio di Sapucci. Per il Matelica all'84esimo Valenti si ritrova davanti ad Anconetani, ma spara il diagonale al lato. Al 94esimo Moretti trova il varco per l'1-3 e chiude l'incontro.